Io Panizza l'ho conosciuto all'oratorio, ciò che veniva all'oratorio con appeso le scarpette da calcio, d'inverno, parlo d'inverno, quando, prima che corresse, ed era anche bravo, era piccolino, un'ala veloce, aveva una bicicletta azzurra col fisso. Alle Fornaci di Pagnanolona ed è uno dei 5.000 figli che la Castiglioni Carolina ha fatto nascere. Anche lei era delle Fornaci, quindi era orgogliosa che uno dei suoi figli, nati da lui nel 1945 con un parto abbastanza, era diventato un grosso corridore di bicicletta. Un aneddoto che ricordo sempre: era talmente innamorato della sua Fagnano e della sua Carolina che a una festa della vita si è presentato con una rosa e l'ha offerto alla Carolina Castiglioni. Questo era Panizza, ecco, per dire anche il lato umano, il lato umano dell'uomo. Le corse poi dopo fanno la storia a sé. Arriva mio papà, insomma, è alto 1,65, mio papà poi era un po' diventato cicciotto con il paltò, le dà questo mazzo di rose rosse, la Carolina è diventata rossa. Perché mio papà è nato in una casa di ringhiera, cioè quattro fratelli, un papà morto a 3 anni, partigiano comunista, una mamma malaticcia già da subito, cioè la Carolina è stata la sua seconda mamma, ecco. Questo è stato. A Fagnano gli avevano detto che era troppo piccolo, che non poteva correre in bicicletta. È andato a Busto, quelli della Tre Ponti, l'hanno preso a braccia aperte. Era un carattere molto, era un orso veramente, già da ragazzo, ma era un cuore d'oro. Poi ha cominciato a correre a Tre Ponti, io ho una testimonianza di un giornalista che non c'è più, Borghetti, di due giornalisti, Borghetti e di Mazio Gazzetta. La prima corsa era la Milano Cappelletta, la Milano Cappelletta era in provincia di Como. Lui va a fare la Milano Cappelletta, piccolino, esce dal gruppo con la sua biciclettina, c'era questa salita, lui ha evitato dove c'era il grosso, c'era un cordolo, lui è salito al cordolo e ha vinto la Milano Cappelletta. Dilettanti di terza serie, dilettanti di seconda serie, dilettanti di prima, una volta era così, non potevi passare professionista come i corridori di adesso, dovevi fare 3 anni. Juniores o terza serie come si chiamava, seconda serie, prima serie, e io praticamente sono passato 21 anni e ho fatto 2 anni più giovane al Giro d'Italia. Mi ricordo che con mio padre gli avevo detto mi prendo il motorino o la bicicletta. Lui mi ha detto no, ti prendo la bicicletta perché il motorino costa troppo. Era divertimento puro. La voglia c'era sempre, perché ai tempi si andava in giro in bicicletta normale e quando mi hanno preso la bicicletta non è che avevi ambizioni, si gareggiava così per passione. Mi ricordo che andavamo anche quando ci si allenava, ci si fermava, dopo 40 km ci fermavamo a fare il panino, mentre adesso è una cosa impossibile fermarsi dopo 40 km. Ti prendo per pazzo, insomma. Beh, andavo abbastanza forte, avevo vinto 54 corse da dilettante. Io Panizza l'ho conosciuto all'ospedale, diciamo che avevo appena iniziato a gareggiare, io correvo per la Cavariese, ero allievo, non mi ricordo se era il 67 o il 66, e ci siamo trovati proprio nella cameretta assieme e c'era il Miro e sua moglie, e da lì praticamente lui mi ha indicato, perché io
andavo abbastanza benino, mi ha detto che dovevo fare sacrifici e tutte queste cose. È stato un bel ricordo, anche se ci siamo conosciuti all'ospedale, insomma, via. Parlando di Panizza, io Miro Panizza l'ho conosciuto negli anni 61, quando abbiamo iniziato le prime gare da esordiente. Allora si partiva a quell'età, io correvo per il pedale Castanese Primavera e lui era a Tre Ponti. Abbiamo fatto diverse gare assieme, io ho avuto anche la fortuna, siccome ero veloce, di vincere. Lui andava a fare corse in salita, però ha vinto tante belle corse anche lui. Ci siamo poi ritrovati alla Compagnia Atleti a Milano dopo aver fatto il CAR di militare a Orvieto. Eravamo in tre dalla Bustese, io, lui e dell'attore Alberto, e io sono entrato alla Bustese l'anno prima del militare e poi abbiamo fatto il militare assieme. Siamo venuti poi dopo il CAR a Milano e lì abbiamo fatto una vita, 15 mesi, una bella vita, perché è stato gli anni più belli, perché si andava in bicicletta tutti i giorni, eravamo liberi, facevamo le gare. E anche lì, pur correndo dalla stessa squadra, io e Maria della Torre, cioè, avevamo degli indirizzi di gare più normali, nel senso che lui cercava le corse in salita, giustamente, perché lui in salita era veramente forte. In quegli anni lì c'era la compagnia Atleti, era per i ciclisti meritevoli che avevano acquisito un numero di punteggi durante gli anni precedenti, a parte Alberto Della Torre, che era la Figo, c'era il Miro, c'era Virginio Levati, sì. E Marino Basso è quello che ricordo al momento così, perché sono passati tanti anni. C'era Antonio Tavola, che ha corso professionista, Tino Conti, Favaro, Giorgio Favaro, che è stato anche lui professionista, e poi Martini, Martinello, i veneti che si andavano forti, l'altro Pigato, gente che ha vinto tante corse. L'esercito ci dava la possibilità di quasi tutti i giorni di allenarci, no? Eravamo liberi dal mattino alle 9 fino alla sera alle 3, 3 e mezzo, di allenarci. Le gare le sceglieva la società, il gruppo sportivo nostro che sceglieva dove correre. E bello che avevamo la licenza il venerdì pomeriggio alle 3, 3 e mezzo, avevamo licenza, e entravamo il lunedì. Perciò è stato, ripeto, per me l'anno più, perché ho sempre lavorato. A Milano eravamo a casa, diciamo, e infatti tutti i giorni noi prendevamo la bicicletta, si andava a allenarsi in Brianza, si andava a allenarsi e si tornava a casa, si mangiava a casa, per le tre si tornava in caserma. I primi mesi, quando siamo arrivati a Milano, c'erano i nonni, c'erano quelli, la Meglio Bianchi e tutti gli altri, Petenella, tutta gente, insomma. E quelli, quando si arrivava lì, dovevi fare un po' la gavetta, nel senso che dovevi per un numero di sere dovevi fare la branda ai nonni. E è successo un po' un guaio, perché lui non voleva farlo, e allora ha fatto tante notti a non dormire, perché lui non faceva la branda al nonno che doveva fargliela, e quello lì, come lui faceva la sua, anche se era letto, gli disfava la branda e lui doveva farla una volta, due, tre, e poi lui per ripicca andava a disfare le brande degli altri. E dopo non ce la faceva più, veniva a piangere, veniva da me, perché dicevo, mi ammiro, ma dico, guarda, fatti furbo, ma sai stare, guarda, io ho fatto la banda tre notti, tre sere, e mi ricordo alla Meglio Bianchi, per dire che era qua di Marnate, no? E poi nessuno mi tocca, e tu vuoi fargli anzigare, per ricordo, lì era il suo carattere, un po' così. Non ricordo bene tutti i corridori dei nonni nostri, ricordo Gianni Petenella. I nonni sono andati in congedo, avevo fatto un anno veramente bello. Mi ricordo che addirittura avevamo la cucina interna, ci portavano dentro da mangiare. Finito il periodo militare, lui è passato nella Vittadello, Della Torre è passato alla Filotex. Io avevo una lettera di invito a correre per la Molteni Commerce, però c'è stato un po' un problema, ma quello è un problema familiare, che lo stipendio che mi davano a correre era inferiore allo stipendio che prendevo alla Formeo dove lavoravo, e lì purtroppo ho dovuto scegliere il lavoro, perché essendo primo di cinque fratelli ho dovuto scegliere il lavoro per sicurezza. La carriera di Miro come professionista è partito dopo il servizio militare, penso l'anno dopo, e la Bustese gli ha trovato la società che l'ha preso come scalatore, diciamo.
poi a 400 metri dall'arrivo mi vedo dei campioni spinti, attaccati alle moto, ero talmente quando sono arrivato all'arrivo che piangevo e i giornalisti gli davano risposte cattive. Il mio giorno di gloria, il mio giorno di gloria non è stato, perché hanno tirato via tutto. Poi quando verrà negli albi del Giro d'Italia, quando ci sarà primo il Tal d'Italia, il mio nome non ci sarà. Io ho conosciuto Panizza il primo settembre del 1970. La storia è nata così: io il giorno prima avevo vinto a Perci nella Sugana la gara internazionale di dilettanti battendo Francesco Moser. Era già un personaggio, non era Moser che esplose dopo, però io nel 1970 l'ho battuto due volte, alla Trento Bondone a maggio e al 31 di agosto a Perci nella Sugana. Il giorno dopo, al pomeriggio, alle 5 del pomeriggio, mi suonano il campanello, mia mamma che ce l'ho sempre la mia mamma era il mio faro quando correva, perché lei era una cosa incredibile. Mi faccio qua Panizza. Vado fuori sulla. E vedo Panizza, mi fa, Panizza, perché? Panizza per me era come il Papa, perché era un personaggio fuori dagli schemi, perché lui anche da dilettante era già un tipo estroso, fortissimo, perché non stava mai a dire chi era il Miro alla carriera che ha fatto, e mi ha proposto di passare professionista con lui alla Cosatto, perché lui nel 70 correva per la Salvarani di Simondi e come sapete lui ha avuto un problema al Tour de France, che in una tappa Luciano Pezzi l'aveva fermato per aspettare Simondi, c'è stato delle discussioni, praticamente lui da dopo il turno non ha più corso, era fermo, e lui passava nel 71 alla Cosatto, che era la squadra di Gino Bartali, che quell'anno lì correva a tacconi, che poi smetteva di correre e diventava era Cosatto Marsicano, diventava Cosatto. E io Panizza l'ho conosciuto così, e mi ricordo che poi al 15 di settembre, il giorno che c'era il Trevalli Varesini che ha vinto Motta, che ha battuto Merz, ho firmato il mio primo contratto da professionista con la Cosatto, con Ronchini e Bartali e Panizza. Parte la stagione, no? Metà gennaio ho imparato col Miro che si faceva la ginnastica in casa. Adesso è di moda, però si è cominciato a fare la ginnastica, no? Lui conosceva il professor Cento, che era un professore di ginnastica. Dopodiché, a metà gennaio, penso, 15, si usava andare in Riviera a metà gennaio, verso la fine di gennaio, io inesperto vado, il Miro viene a casa mia a prendermi, lui aveva l'Alfetta 1300, nel 71 l'Alfetta 1300 era come avere una macchina signori, no? Viene a prendermi a casa, partiamo, andiamo in Riviera, ci fermiamo alla Inate a fare benzina, si fa pieno di benzina, andiamo dentro, dopo beviamo un cappuccino, dico pago io Miro, no, pago io, la cassiera schiaccia la cassa, nel 71 si usava che al Pavesini ha vinto la 500, ha vinto la 500 nel 71, sapete il valore, per dire, e lì comincia la mia storia col Miro, siamo andati in Riviera, abbiamo fatto i 15 giorni di Riviera, 15-20 giorni, dopodiché, ma prima della Iguegna, c'erano due o tre corse sulla Costa Azzurra, Cannes e altre corse, e poi c'era un circuito a Lasso due giorni prima della Iguegna, e ho fatto quelle due o tre corse lì, e io ero un ragazzo di 21 anni, non conoscevo nessuno, e mi ricordo questo particolare, andiamo a fare quella corsa lì sulla Costa Azzurra, c'erano tutti i campioni, c'erano tutti, da Merci, Mondi, Vaspringhe, c'era una generazione, la nostra, che era una cosa, io ho 21 anni, correvo con gente che aveva già vinto il Giro di Francia, il Giro d'Italia, e niente, ho conosciuto diversi corridori, e mi ricordo un particolare che il Miro, vai lì, vieni qua,
era la mia chioccia, no, mi fa. Anche dico, oh, questo qua è il mio corridore, questo qua è uno che va forte, vedrai che è uno che... E questo è stato il mio. Il Giro di Romandia, un freddo incredibile, perché il Giro di Romandia c'era prima della Tirreno Adriatico, dopo lei Guaglia. La tappa di Porrentré, in finale eravamo una trentina, eravamo restati io e lui della Cosato e lui fuori 10 km dall'arrivo. E io gli ho dato la ruota. Ho aspettato la miraglia, mi ha cambiato la ruota Ronchini. Siamo arrivati, sono andato in albergo, siamo arrivati alla tappa, vado in albergo, come entro, mi abbraccia su, mi fa, Lanza, te sei un corridore. Ecco, questo quel mio è rimasto il mio. Per due anni, come si usava in Europa, fine anno tira molla, la Cosato fine anno chiude, dopo 70-71 chiude, gennaio siamo pieni, 72, Miro impazziva poveri, però si allenava, io mi chiamo De Zan, Adriano De Zan mi dice vieni giù che firmi il contratto per la GBC, GBC Sony, mi sembrava di sognare. Perché essendo un neoprofessionista, il primo anno la squadra chiude, hai contratto per due anni, però, come in quei casi lì. Allora ho avuto la fortuna che sono andato alla GBC Sony e il Vladimiro, praticamente lui resta a piedi, un po' perché aveva un po' un carattere lui, era già un tipo così. E lui si è accasato nel 72 alla Zonca, Zonca Lampadari, ma una bella squadra, direttore sportivo a Torre Milano. Lo ingaggiano prima del Giro d'Italia, perché lui ha fatto le prime corse da indipendente. Lo ingaggiano prima del Giro d'Italia, e al Giro d'Italia cosa fa? Arriva a quarto assoluto. Sono caduto alla 13ª tappa, mi sono fatto male, è l'unico Giro d'Italia che mi sono ritirato. Sono andato alla Cabranzi nel 73, l'anno del 73, sono stato anche il campione del mondo di dilettanti a Barcellona e l'anno dopo sono passato con la Magniflex, con i vari Gosta Pedersen, queste cose. Insomma. In più l'anno dopo sono andato alla Fuzzi FT e ho corso con Lanzafame. Era uno spasso perché ci si divertiva con lui. Sono stati bei ricordi. '74, '75, '76 sono andato alla Cuneo Buonetto, la prima squadra professionistica in Italia e all'estero che portava il nome di una città. Purtroppo all'ultimo momento non abbiamo fatto il Giro d'Italia perché avrebbero dovuto fare l'abbinamento con la GBC e praticamente è stato il primo anno che non ho fatto il Giro d'Italia. Nel 77-78 io sono stato tesserato alla Bianchi Campagnolo di Ferretti della squadra di Gimondi, però non ho mai corso. Quello mi ha permesso di raggiungere gli 8 anni da professionista che si prendeva la pensione. E adesso che mi viene in mente voglio ricordare una persona che non c'è più, che ci ha lasciati, Ugo Colombo, un maestro di vita, è stato uno dei promotori nel 70 che ha fondato l'associazione ciclisti corridori professionisti, l'ACPI, che è quella che ci ha permesso di prendere la pensione. Dopo ho comprato il panificio e ho fatto 41 anni a fare il pane. E il Miro Panizza praticamente io ho fatto un anno assieme. Però eravamo come il gatto e la volpe, io col Miro gli voglio bene ancora adesso perché lo penso. Gli volevamo bene tutti, cioè
ti giuro che mio papà era uno, guarda, che si lamentava di tutto, litigava, si lamentava, eppure c'era questa grande cosa. Chi era in rapporto con lui per tutta la vita rimaneva legato. Personaggio straordinario, persona semplice, persona umile, proprio come piaceva a mio papà, che gli voleva molto bene. E la loro amicizia era talmente particolare che quando ero solo un ragazzino, forse poco più di un bambino, avrò avuto 11-12 anni, mi ritrovai a casa Miro che consegnò a mio papà un oggetto molto bello e prezioso, la sua bicicletta. Era una Chiorda blu. E poi diciamo una cosa, Miro non è che fosse proprio un gigante, non era proprio altissimo, e quindi nonostante io fossi, come ho detto, un ragazzino, 12 anni, le sue misure mi andavano bene, 12-13 anni, insomma, le sue misure mi andavano molto molto bene. Era una bicicletta favolosa, credo avesse il mitico cambio Campagnolo, una volta quando dicevi Campagnolo brillavano gli occhi a tutti, il famoso Super Record che equipaggiava le biciclette di tutti i grandi campioni. Per cui insomma, a quell'età avere una specialissima da corsa di quel livello, la Chiorda, che era comunque un marchio molto prestigioso, oltretutto col Super Record e ancor di più di Vladimiro Panizza, era insomma qualcosa che per un ragazzino insomma aveva le sembianze di un sogno. In realtà era probabilmente il riverbero più spontaneo di un'amicizia bella, profonda e sincera che c'era tra due persone. Mio papà Adriano, che raccontava le imprese di Vladimiro, e appunto Vladimiro che sulla bicicletta insomma ha passato veramente tante stagioni, insomma credo che si sia ritirato insomma alla soglia dei 40 anni. Questo la dice lunga insomma sulla sua passione, sulla sua forza e soprattutto sulla sua voglia di far fatica. Era una persona assolutamente timida e che in bicicletta si trasformava, nel senso che diventava un vulcano, però a casa era la persona più silenziosa di sta terra. Cioè quando invitavo i miei amici, cioè a tirargli fuori una parola era sempre un'impresa. Però allora Miro, signor Panizza, ci racconti di questo, e lui si metteva lì. Così. È un lupo, con tutte le intemperie usciva sempre anche a allenarsi. E di fatica Vladimiro ne ha fatta veramente veramente tanta, sia in salita, insomma il suo terreno preferito, sia per aiutare insomma i tanti capitani che ha avuto la fortuna o la sventura, non lo so, lo saprà lui, di accompagnare, di proteggere, di scortare nel corso dei suoi tanti anni in mezzo alle gare, e sia quando magari aveva la giornata di libertà e andava a ricercarsi un po' di gloria personale, anzi un po' di meritatissima gloria personale. Era uno scalatore, scattista scalatore, diciamo, perché all'epoca, dato che c'erano dei rapporti molto più duri rispetto a quelli che si usano negli ultimi anni, eri costretto ad alzarti dalla sella, diciamo, no? E andare in danseuse, come si dice alla francese. Nei primi anni aveva vinto delle tappe, aveva vinto mi pare due tappe al Tour, comunque aveva sempre fatto bene anche in classifica e almeno un paio di corse all'anno le vinceva, pur non essendo chiaramente un velocista, però entrando nelle fughe riusciva a vincere anche contro corridori di caratura internazionale come ai primi tempi Merckx e quelli italiani come Gimondi, poi vari Bitossi, tutta De Vlaeminck. E poi nella seconda parte di carriera ha corso nella rivalità tra Moser e Saronne, quindi fine anni 70, anni 80.
E ancora sono tutti grandi del suo tempo, da Anchettil a Metz a tutti i corridori. Lui è stato una, ha corso fino a 40 anni, tu fai conto, ha cominciato a 14 anni, da 14 a oltre 40 anni, quindi una carriera, un'enciclopedia del ciclismo. Quando ha fatto secondo dietro Hinault, questo nel 1980, ricordo, questo ha fatto secondo dietro Hinault, una cosa incredibile, cioè se non c'era la cronometro era facile anche che avrebbe potuto vincere anche il Giro d'Italia. Questo era Milo Panizza. Però Carato vince Hinault, Panizza secondo e la nuova maglia rosa, un gran momento per il 35enne varesino della Gis Gelati. Sono riuscito a 35 anni a prendere la mia maglia rosa, per me è il più bel sogno che possa avverarsi per me. Però, e sono contento, domani anche se la perdo. In questo momento mio figlio mi dirà, ma non è vero, mio papà non è vero. Ieri sera mi ha detto, poi t'ho visto, chissà mai che prendi la maglia rosa. E oggi l'ho presa, sono contento. Io ho ricordi nitidi dall'80, cioè il famoso giro, quello della maglia rosa. L'ha intervistato subito De Zan, il mitico De Zan, l'ha detto: adesso so cos'è la felicità, dovesse durare anche solo un giorno, ho faticato tanto, mi sono impegnato tanto, ma l'ho sperimentata, finita, cioè basta, cioè finisse anche qui. Cosa è cambiato in te in questo mese? Tuo figlio sarà orgoglioso, verrà promosso con 10 di media. Ah, io devo andare a fare un esame questa settimana. Ah già, la licenza media. Perché a me mi serve per il domani. E poi era simpatico, Vladimiro era veramente simpatico, al punto che papà ci teneva talmente tanto a lui da arrivare a prendere in giro, bonariamente naturalmente, un grande corridore come Saronni. Nell'anno in cui Saronni e Panizza correvano assieme, e incidentalmente Panizza era in maglia rosa e si trovava a duellare con un certo Bernardino, insomma non proprio il primo che passa per strada, papà più volte prendeva in giro Saronni definendolo il gregario di Vladimiro. Naturalmente insomma Beppe accettava di buon grado lo scherzo, Vladimiro sorrideva ma non troppo per non far arrabbiare il vero capitano che era Saronni. Ma al di là di tutto questo, anche in quel Giro d'Italia del 1980, grazie a Vladimiro e alla sua maglia rosa ceduta solo alla fine a un grande come Bernardino e terminando al secondo posto, se non ricordo male, della classifica generale, beh, grazie a Vladimiro abbiamo vissuto tre settimane belle, entusiasmanti, vibranti, con il piccolo grande uomo, il classico gregario di lusso, oserei dire, che sognava in grande e sperava magari quella maglia rosa di portarla fino alla fine. Così non fu, battere Bernardino in quegli anni era un'impresa insomma impossibile, ma l'Italia e anche magari quelli che non seguivano con assiduità il ciclismo impararono ad ammirare, ad apprezzare e a conoscere a fondo un personaggio come Vladimiro. Come chiaramente poi il destino è per questo tipo di corridori, perderla alla penultima o all'ultima tappa, dietro chiaramente a Bernardino, che era un grandissimo a livello di Merckx, diciamo, o appena appena poco sotto. Quindi Panizza in realtà è stato molto di più di un piccolo grande uomo, come lo chiamano, ma è stato un grande corridore. Miro è stato, diciamo, un duro colpo perché era giovane, abbiamo smesso assieme nell'85 e ci si allenava qualche volta assieme e mi diceva io sto bene di qua di là, oh, che fisico, però quando è morto sono rimasto sorpreso, che come diceva fisico, però purtroppo il destino è